Bye.
Ok, andiamo. Voltare a destra. Ciao Manuel, buongiorno, benvenuto alla live. Sto testando un attimino Trackbook, come alla va? Alla rotatoria, prendere la seconda uscita. A quanto pare, per non far calare bruscamente i fotogrammi della live, bisogna lanciare il programma della live alla fine. Non so per quale motivo, se lo lancio prima mi frizza tutto. Praticamente i fotogrammi della live si perdono completamente. Infatti la live di ieri sera non l'ho pubblicata, perché per il momento non l'ho pubblicata ancora, perché i fotogrammi erano piuttosto bassi. Però cercherò di estrarre qualche clip particolare, insomma, dove c'eri tu, così da almeno dare un voltare a destra. Sì, guarda, io in questo momento sto a Carlisle, dove ci siamo lasciati ieri praticamente. Sto andando a prendere un carico da Acres. Vieni, dai, ti aspetto. Fai con calma, io sto da Acres. Ora ti dico pure la tratta. Vabbè, devo prima caricare. Comunque è una tratta breve, mi sembra Amsterdam. Prepararsi a ti aspetto, a dai. Destra. Voltare a destra. Il server Simulation 2. Fai con calma, Dante, sto ad Acres qua. Allora attivo anche il Discord, così poi possiamo parlare su Discord, Manuel. Vieni sul server, quello mio di Dub Logistica. Siamo arrivati. Piedeamaro 90 sta ospitando la diretta. Ande fin d'ospiti aggiunti alla diretta. Benvenuti e grazie. Piedeamaro 90 nuovo follower. Grazie per il follow. Benvenuto Piedamaro, grazie per il follow e per l'host. Benvenuto nella grande famiglia dei Dub. Manuel, allora, Gimla. Ora faccio l'accesso. Allora, perfetto, allora. Perfetto, ci sei già. Ecco, eccoci qua, perfetto. Senti. Perfettamente, forte e chiaro. Grazie Piedemaro, benvenuto, grazie. Tra poco mi raggiungerà l'amico Emanuel. Se vuoi magari sì, ok. Se vuoi puoi partecipare anche tu. È ora di andare ai nostri convogli. Puoi cliccare sulle informazioni del canale. C'è il link dell'invito per entrare su Discord. Libero accesso, quindi puoi accedere quando vuoi. E sei sempre il benvenuto, come l'amico Emanuel. Allora, niente, ho fatto una mezza improvvisazione qua, un'improvvisata. Ho detto fammi vedere se funziona il multiplayer. E per ora va. Il caricamento di track. Si va tranquillo. A quanto pare c'è una sequenza per non... Scusami.
Che camion prendo? Ma prendi uno qualsiasi, quello che ti va. Puoi prendere pure quello aziendale, oppure se ce n'hai uno tuo, tranquillamente, tanto io non la lascio fare in totale libertà. Io utilizzo il DAF perché è quello che hanno votato sui social, quindi per ora mi tocca questo. In più, siccome ho raggiunto i 60 follower a breve sia sui canali i canali social, ora metto in chat come si chiama la città. Allora, questo è Carlisle. Mi puoi aspettare il garage? Sì, ok, va benissimo, arrivo lì. Cioè, bello, ieri eravamo 30. Oggi siamo un po' meno. Un po' di più. Ah, un po' di più, è giusto. Pietemaro, ti ho detto, questi sono i social. Se sei su Facebook, vuoi magari unirti a uno dei due canali, l'angolo dei simulatori o tutti e due, la Danke Transport SRL. Per quanto riguarda l'obiettivo raggiunto dei 60 follower sul canale, a breve farò un'altra votazione per scegliere un camion extra da utilizzare in single player. Quindi se vuoi, insomma, tieni d'occhio le informazioni. Voltare a destra. Così puoi dare anche tu il tuo contributo. Ovviamente questa votazione sarà possibile farla ed effettuarla anche su Instagram, il canale Instagram, siccome non tutti hanno un account Facebook. Quindi varranno sia i voti sui canali Facebook sia quello lì di Instagram. Insomma, il camion che prenderà più voti sarà quello lì che poi porterò per una settimana intera, o forse qualcosina in più nelle live in single player. Allora, fammi andare un attimo al garage qua, che ho la vaga impressione che mi sto allontanando, infatti. Allora, ecco qua, mi stavo andiamo allontanando, Emanuele, sto facendo un giro, ritorno indietro. Prepararsi a voltare a sinistra. Mi senti? Sì, sì, voltare, ti sento bene. Forte. Allora, sto andando verso il garage di Carlisle. Dove ci siamo fermati ieri sera. In Inghilterra. Va bene, ok. No, ti aspettami là, anzi. Sì, sì, sto ritornando indietro perché vabbè, qua... Ti vedo. C'avevo il carico... Questo ad Acres, quello dei tronconi. Sì. No, ora mi scorro il frigorifero. Ah, la scelta è libera. Quando si entra con me qua. Grazie, vediamo. Grazie per mandagli. Se ti va di scrivere nei gruppi. Vi saluta Dub Logistica. Scusami, Manu, dicevi? Dove sei, Dub? Sto tornando, sto sull'autostrada qua, sto tornando indietro. Ah, va bene, okay. Allora mentre io faccio il viaggio. Sì, vai tranquillo, intanto io devo fare anche rifornimento, quindi... Fa una cosa, aspettami lì al garage. Va bene, ti vedo. Ok.
No, io sono all'azienda. Ah, ok. Io vado a fare un attimo rifornimento, così. Mando un bel frigorifero 140.000. Alla faccia del bicarbonato di sodio, guadagnerai bei soldini, alla faccia della miseria. Buono, buono. Un frigorifero tanto costa. Eh sì, quello buono là, turbo, quello come si chiama? Sì. Quello sì, è il top. Allora, no, nella realtà è Dremo King. Dremo King, invece è solo Track e Turbo King. Ah, ok. Che si dice tenersi a raffreddare sinistra. King. Voltare a sinistra. Capito. Voltare a sinistra. Salvataggio rapido. Virtual Spectator. Oggi mi sono andato un pochino piano con l'Iveco. Tranquillo, tanto io qua col DAF. Pure non è che vado veloce, mi metto a 90 km orari. No, perché io con l'Iveco mi trovo bene. E allora prendi l'Iveco, tanto l'uno vale l'altro. Ci mancherebbe. No, perché tipo l'altro io mi sono fatto invece con il mio amico di 3.000 km con l'Iveco. Ah, la faccia. Mi sono trovato bene. L'Iveco ha un ottimo rapporto qualità e poi potenza consumi. Sì. Quello lì che mi ha sbalordito. Invece quello che mi ha sbalordito a livello di retarder, freno motore, il Renault. Il Renault T. Il Renault è. Mamma mia, ha un'aggressività e quel retarder incredibile. Sì. Appena lasci l'acceleratore, già vedi che inizia a rallentare. Sì. Sto cercando. È un bel camion. Uno aziendale di un dipendente, ce l'ho 110.000 km. Caspita. Eh sì, i miei dipendenti vanno tanto. Facciamo così, poi magari il rifornimento lo faccio strada facendo, perché sì, sì. Altrimenti è un po' macchinoso da qua. Sì, sì. Allora, resetto la mappa. Allora, siamo a Carlisle. Sì, io devo arrivare ad Amsterdam. Però se tu trovi qualche carico tipo Rotterdam, no, Duisburg, queste cose qua. No, tranquillo, facciamo un virtuo. Ah, a posto. Qualsiasi cosa va bene. Invertire Amsterdam. Il senso di marcia. Che azienda è di Amsterdam? Allora, Stokes. Okay. Non importa, sì. Troverò un nuovo percorso. Il carico prendi uno qualsiasi. Ok, tanto cerchiamo un nuovo percorso. No problem. Aspetta, mi si è pagato tutto. Sto virtuolo un pochettino dà i suoi problemi. Sì. Tipo alcune volte non ti dà il carico. Uè, buongiorno Barba Bianca. Hai visto chi c'è con me questa mattina in live qua? Buongiorno. C'è Emanuele qua. Abbiamo fatto. Io in realtà sono entrato in chat per provare. In live per provare il trackbook. Se mi frizzava il tutto. Un secondo, mi dispiace il tempo per caricare il gioco. Sì, sì, vai. Bravo. A quanto pare funziona e quindi non canto vittoria, perché non si può mai sapere. Comunque devo caricarla con una sequenza esatta. È come un'equazione matematica, se sbaglio il risultato si blocca tutto. È vero. Bello Livico, ci ho fatto pure un sacco di chilometri. Il camion tutti con quanti. Più chilometri che ha. Qual è? Il camion tipo che ha più chilometri. È il Mercedes Lactros. È stato il camion con cui ho fatto lo sborone all'inizio, no? Per appena ho fatto i primi soldini. Poi vabbè. Dopo ho comprato i garage e l'ho lasciato ai dipendenti. Da 100.000.
Ne ho fatti una decina di migliaia di chilometri più o meno là. E vabbè, quanto ne stai meno? Ah, perché tu stai in single player, quindi hai fatto Barba Bianca, stai in 1.40. Però io ti consiglio di crearti un profilo per l'uso dei delle versioni queste qui beta, mod, infatti pure io ho fatto così. Infatti questo è dedicato prettamente al multiplayer. Tempo che caricano. Ah, si vede anche il muletto che ha caricato il rimorchio. Vai, possiamo andare. Ok, vai tu avanti, dai, io chiudo come al solito la fila. Così faccio vedere anche un poco il tuo camion. Eccolo là. Comunque lo so che i colori sono un pochino sbagliati. E i rimorchi del camion, però l'ho dovuto fare in fretta. Vabbè, ma figurati, io non vado a queste cose. Guardo più alla sostanza. Limite in questa strada? Mi sembra che 40 km orari. No, 97. Ma tu non hai il navigatore installato? Sì, no, che dobbiamo andare noi. Ah, sono 760 km a voltare a destra. Voltare a destra. Verso le 17 vedo di organizzarmi, Barba. Se nessuno degli amici stream a quell'ora lì, allora sì, magari lo improvviso. Se qualcuno sta streamando, diciamo, credo sia anche, come dire, dal mio punto di vista poco corretto, anche perché comunque ospito le live e quindi ho detto, se nessuno stream, allora sì, alle 17, ma penso più per le 18 che streamerò. Quella Fernobus, carissimo, buongiorno, ben arrivato. Andare dritto. In questo momento con me qui c'è anche l'amico Manuel. Ciao regà. Uno dei nuovi follower che, del canale, che ieri ha fatto il convoglio con noi. A 90 andiamo. Non ho capito. Quando andiamo? Puoi andare, vai. Sei tu che guidi la carovana. Sei tu il capo pattuglia. Io mi metto a 90 km orari. Però poi, perché adesso sto con il trackbook. Sto cercando di... A 98. Vabbè. Cioè non te lo tagga, devi arrivare a 101 per darti loggare. Sì, perché... Ah, ok. Perché quello il limite in alcuni tratti è di, mi pare, 87 km orari. Che sono, mi pare, 60 miglia, 50 miglia. No. Cioè, tipo, il limite per darti loggare devi arrivare a 101, anche se sei in arcade vai a 90 in città, capito? Deve essere per forza 101. Ah, ok. Se non te lo dà. Ah, perfetto. E purtroppo di queste cose qui non è che vabbè, io mangio qualche chilometro, dai. Capito. Fernbus, l'insilato se lo vendi al biogas ti frutta un bel po' di soldini. Mi dicevi, scusami, deve far fermentare. Sempre deve far fermentare. Sì. Ovviamente sì, devi compattare, è un macello. Però per esempio se destini una parte dell'insilato per una parte per l'allevamento e un altro per il biogas, si guadagna bene. Sì, non si può lamentare. 42.000 litri. Io in un'altra mappa ne ho fatti. Te lo posso dire, Fernbus, quanti litri ho fatto? Ti spaventerai. E ti dirò pure quanto tempo ci ho impiegato.
Una volta ho fatto 2000 tonnellate per Fernbus, vuoi sapere? Poi lo dico anche a te. girare. Dal mais. Anche che l'ho fatto. Io l'ho fatto tutto d'erba e ho fatto 2 milioni, 2 milioni di litri di No, insilato. io sono Tant'è che ci ho tenersi a sinistra impiegato e poi 15 voltare a giorni, sinistra. però mi alternavo ovviamente tra una coltura e un'altra, poi Voltare a sinistra. piantavo il campo ad erba e raccoglievo. No, io tipo ci sono arrivato, tipo prendevo tipo la trincia. No, la trincia, mettevo l'operaio col con i due cassoni dietro. Abbiamo uno che arriva, fai attenzione. Ah, ok. Quello è comodo. Quello si fa, come ha detto pure Fernbus, anche con il mais, il pastume si fa. Sì, io così faccio, ora non, sì, non ci gioco più, non ho più Perché all'epoca, farming. perché io non lo sapevo nemmeno che si potesse fare con l'insilato con il pastume. Infatti poi dopo ho scoperto, e quindi Ci stai su, con il mouse, ci stai su, ci mouse, mais, insomma lo recuperi tranquillamente. Però mamma mia, quante erbe ho tagliato. vabbè. Certo, poi se lo devi fare da solo, devi tagliare l'erba. Devi fare il voltafieno. Con il voltafieno devi passare il coso. Il ranghinatore, quello che te lo raccoglie, ti fa la striscia. E poi di passare il ranghinatore devi prendere il cassone, lo devi fare dall'erba al biogas, che non è Eh sì. pura. Eh Certo, però dopo ti entrano i soldi. Fernbus, in realtà l'allevamento dei bovini, delle mucche, è vero che è abbastanza faticoso, però poi una volta che vendi il latte tu recuperi un po' di soldini, poi dagli scarti organici tu recuperi, che ne so, gli escrementi, e ci fai il concime. Quindi diciamo che per quanto possa essere un po' complicato, comunque qualcosina di più ne ricavi. Il Sì. pastone, allora, per il pastone c'è una mod per creare la razione mista. Se vai a vedere in uno dei miei video che ho fatto ultimamente, faccio vedere anche il macchinario. Comunque, se vai in mod hub e scrivi mix o mixer, Devi fare il tiramisù. ti escono alcuni risultati dove ci sono i macchinari che producono sia il pastone sia il cibo per i maiali. Tu scarichi lì nel trigger e poi loro ti creano 90.000 litri di prodotto finito, 30.000 per ogni prodotto, quindi è fieno, paglia e insilato, 30.000, 30.000, 30.000, e ti fanno 90.000 litri di prodotto. Vabbè, fare la paglia è easy, cioè la paglia fai troppo, cioè fai troppo tonnellate. Eh sì, infatti ho dovuto prendere un silos multifruit per depositare la paglia. Però la paglia torna sempre utile, perché poi quando devi metterla sul pavimento, e quindi per creare la lettiera per gli animali, Sì. torna sempre utile. Infatti ne faccio sempre un po' di più. Ne ho fatti 1.200.000 litri, poi dopo non ho raccolto più la paglia. Cioè che poi sta cosa di fare la paglia nelle cose delle mucche, so che esiste solo in Europa, che è una legge europea. Ascolta, io mi fermo. Praticamente al benzinaio, sì, Sì. io sono. Ah, serio? Ah, ok, perfetto. Tu puoi anche continuare in maniera blanda, poi ti ragiono. Ah, ti sei fermato, perfetto. Vabbè, anche se il pieno. Perché qua è vero che c'è un quarto di serbatoio e posso camminare, però a No, no, frigo poi mi se non ci scordo qua. sono. No, no.
palle e basta. Questo è il primo pieno che faccio da quando ho comprato il... Il secondo. Perché il primo l'ho fatto lunedì. Ok, io ho fatto. Bello sto Stralis. Lo faccio vedere agli amici in live. Fernbus, guarda qua, ti faccio vedere lo Stralis. Guarda, guarda. Vai, 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 vai tranquillo. Guarda come sfila. Hai visto? È un mezzo sottovalutato, ma invece dà grandi soddisfazioni. Se uno non è di grosse pretese. Ma secondo che sto accelerando a minimo, non è che sto accelerando a massimo. Poi per avere un buon rapporto, diciamo così, per salire le salite, ti conviene dare un'occhiata ai vari tipi di cambi. I cambi che ci stanno. No, non dici il rapporto quello normale. Mi trovo bene. Perché tu non fai carichi particolarmente pesanti. A voltare a destra. No, ma anche con i carichi pesanti. Cioè, può capitare che qualcuno porta 27-28 tonnellate. Ah vabbè, allora ci sei nella norma. Che io ho portato. Vabbè, però sto trasportando 3 tonnellate. Io col DAF il 105 ho trasportato i trasformatori, quelli dell'elettricità, insomma. Belli pesantucci. Quella è la cosa più pesante che ho portato. Io ho 70 tonnellate in un cingolo. Mamma mia. Ma pure per il Volvo. E la motrice. La motrice del treno. Mamma mia. Sempre con il DAF. Consumi da paura. Però poi una volta che ho settato il cambio corretto, dopo non ho avuto più problemi. Il serbatoio è piccolo. Bravo. Il serbatoio era piccolo. Quello che avevi tu. Sì, infatti per questo che doveva andarlo a rabboccare. No, nel 105 c'è il 105 DAF, è il serbatoio più grande di tutti i cani. Sì, quello lì con il serbatoio supplementare. Solo che sì, mi ero scordato di metterlo. Mi ero dimenticato di metterlo, e siccome ero in live, gli dissi meglio non farlo vedere, insomma, che avevo toppato. Allora poi quando ho terminato la live ho modificato e ho messo quello serbatoio, che mi pare che in totale sono più di 1200 litri di capienza. No, 1500. Mamma, c'è uno delle mie aziende che sembra un daffia. E là mi pare che si fanno quasi 4000 km con un pieno, se non ricordo male. 3800 km. Ma una cosa incredibile. Cosa? Dico, con il pieno, se non erro, si facevano quasi 4000 km con il DAF col serbatoio supplementare. Sì. E là poi mi sono veramente divertito. Il pieno lo facevo una volta ogni tanto. Infatti. Costava un po' di più. Voltare a sinistra. Ti vede? Questo ti vede. Che costava un botto, perché tu all'inizio fai il pieno e la spesa iniziale è enorme, però poi iniziavo a fare perché poi mi sceglievi i carichi, quelli lì che pagavano un po' meglio, e dopo li recuperavo. Sì, recuperavo in maniera tranquilla. Vabbè, ma so, per sbaglio l'altra corsia. Qua devi tenere sempre presente. Ho detto subito sorry. Basta che vedi, basta guardare la segnaletica in quale lato è posizionato, non devi sbagliare. Io così solitamente faccio quando mi sposto in Inghilterra. No, sì, lo so proprio. Questa cosa ho visto in faccia. Ah, anche se poi ultimamente ci vengo un po' più spesso proprio per tenermi allenato. Oh! Questo me lo sono trovato davanti. Stavo vedendo il bacetto là.
giro, questo me lo trovo davanti. Gli stavi dando il bacetto a questo qua? Sì, quello era un bacetto pesante. Dove sei? Sei un po' lontano. Sto arrivando. Attenzione, abbiamo altra gente davanti. Ok. C'è il bello nella mia corsia stavolta. Questo me lo vedo così. In questi tratti qua è più semplice incappare in incidenti, ma soprattutto quei tipi che girano a mo' di GTA e ti vengono a tamponare. E vabbè, poi esiste la stanza ban che banna tutti. Australis mi ha consumato 3,2 km con un litro. Ah, però non è male, considerando pure il peso, il peso del carico il che trattore. C'hai. Vabbè, no, il carico non pesa niente, 3 tonnellate. Poi c'hai pure il deflettore sulla cabina, che è aerodinamico. Il peso del camion, il rimorchio. Andare dritto. 3 litri, cioè 3 km con un litro. Barba Bianca ha scritto: lo sai che giovedì è stata una serata di report, ma dici il programma televisivo o altro? Secondo me l'altro. Mi sa di sì. Anche se non... Posso solo immaginare. Pochissimi chilometri, mancano 500 chilometri. Ottimo. Ma quello mo mi pare che c'è un tratto che dobbiamo farlo con la nave. O con la nave o con il treno. No, con la nave, perché... Ah, con la nave, ottimo. Sì, voltare a sinistra. Infatti già vedo di qua tipo la Francia. Mi sembra che sia la Francia, poi non lo so, eh. No, non è la Francia, scusa. Il ponte... No, sì, è la Francia, Dobbiamo prendere il traghetto, ti aspetto al traghetto. Ah, Barba Bianca dice che nella live c'era gente che si buttava dal cavalcavia. Ah, mi sa che me l'hai accennato sto fatto qua. Ma erano dei, come si dice, dei paracadutisti senza paracadute. Sì. C'era uno che l'ho riportato 4 volte. Vabbè, canta. Ma cosa faceva Barba Bianca che l'hai riportato 4 volte? Bloccavo oppure tentativi di tamponamenti? Si sta scompisciando dalle risate. Io sono arrivato comunque al traghetto. Ok, io sto arrivando. Secondo me cammino un po' troppo forte. No, sono io forse che vado un po' più lento qua. Perché... No, perché ieri tipo quando eravamo in convoglio vi riprendevo e camminavo 90. Ah, sono questi tratti di strada che a parte c'ho la chat che mi scorre davanti, quindi vabbè. Sto concentrato a guidare e poi allo stesso tempo. Esatto. Barba Bianca, comunque non so se te l'ho detto, ma qui c'è l'amico Manuel. Il nick com'è? Sì. CRC underscore Manuel, giusto? Tu su nick? Twitch, sì. Ok, Twitch. Alla rotatoria. È il nuovo arrivato del canale. E ci sta onorando della sua presenza anche oggi. Si cammina piano. Uscire adesso. Posto 600 metri. Sì. Comunque è bello il clacson. Sembra quello della panda. Dovevi provare a mettere le trombe di due tipi diversi. No. A voltare a sinistra. Non ti piace? Cioè nell'altro camion è pieno di trombe. Ah. Questo qua è per avere un look minimo. No, non è ignorante come lo Scania, va. Cioè, vero che Scania è tipo no, 40. Mamma mia, le hai messe tutte quante praticamente. Sì. Guarda il flexo. Una veramente. Faccio sentire il mio.
Sono le bitonali, che ne ho messe una per ogni tipo. Ah, sì. Quelle per ogni tipo sono nel Renault. Ok, 30.000 km. Sto ricalcolando il percorso. Attenzione che abbiamo persone, falle passare prima. Sì, poi sì, andiamo vai. Noi. Qua camminiamo normale. Siamo in incognito. Aspettiamo che loro passano, noi facciamo gli anonimi disinvolti, facciamo. Sì, facciamo li passare perché. Questo è andato. Ma perché questo davanti al coso del Volvo se è uno Scania? Ma è uno Scania. È il modello recente, mi sa. Sì, l'S 2016. Sì, dovrebbe essere quello. No, no, è quello. Perché dentro che c'è solo questo. Vabbè, andiamo. Partito. Eh sì. A ruota. Non giro. Prepararsi. Non giro, a voltare a destra. All'angolo di sterzata street. Eh no, perché sta piovendo. Ah, voltare, te piove, a ecco. A me invece no, la pioggia l'ho presa appena arrivato in Inghilterra, poi mi ha lasciato. Prepararsi a voltare a sinistra. E a te al contrario, ma capita anche a me molto spesso di uscire dall'Inghilterra, anzi dal Regno Unito, e di trovare la pioggia qui. Comunque sono io che vado troppo forte. Sei troppo forte. Come diceva, aspetta, chi era quel personaggio della TV? Troppo forte. Che è Massimo Boldi, qualcosa del genere. Non è quello. Apriamo il benzino e io mi fermo. Ok, vai tranquillo, vai. Perché devo levare sta pioggia. Ma è disattivato il media qua. Oddio, la pioggia no, però il nevischio, la neve. No, io no. Vabbè, la neve te ne devi andare a coso. Non lo so, a Finlandia, in Islanda, non lo so. Che non ho la promod. Ce l'hai tutti DLC? Quasi tutti, a parte le vernici, sì, diciamo di sì. Quali ti mancano? I paintjob, ma non le prendo perché sinceramente preferisco più utilizzare gli accessori per i camion, acquistare. Oh, ma capito. Sì, sì, al momento sì, anche la DLC Iberia. Sì, la prima volta eri in Iberia. Ah, è vero, la sì, che tu mi hai parte. Sì. Dove sei? Sono a 70 km. Ne 62. Comunque è molto corto il viaggio. Sì, l'ho preso corto. Più che altro perché era più pure orario di pranzo. Infatti tra poco, devi andare a mangiare. Quando finisco la live poi vado a fare carica batterie, come si dice in gergo radio sul CB. Va bene, ok. Carica batterie, carica caffeina, quando prendi il caffè. Che poi carica batterie significa anche il sonnellino, se non ricordo male, boh, mi sa è parecchio che non utilizzo questo linguaggio, diciamo, un po' particolare. No, carica batterie e pranzo, sì, pranzo, sì. Quando si dice che si chiude la comunicazione, spegni la radio e dici faccio QRT.
e quelli dall'altra parte capiscono che tu poi spegni la radio e non parli più. Quanti chilometri ti mancano? 30. Ah, ok. Quelli qua stanno... ci sono i cali di... con i limiti di velocità che da 130 ti scendono a 50 km orari nel giro di pochi metri. Perché sei a 130? No, adesso no, sto a 100, ma... A 100? A 100. Devi andare a cosa? A 99, se no entro da gara. Ah, mannaggia. Sei arrivato a 101 a meno. No, no, 100 fissi. Perché anche se tipo sei in una discesa ti dà gara. Ma perché? Perché ho impostato il retarder che il margine di tolleranza è 0 km orari. Sì, lo so pure io, però capita che in discese quelle ripide con un carico pesante. Ah, questo sì, mi è capitato più di un'occasione. Soprattutto con il trasformatore in discesa, mamma mia. Manco il freno del rimorchio riusciva a rallentarlo, no, parecchio. Ne dopo quando io un camion non assi. È un macello. Però poi quando ho finito quella consegna, mamma mia, erano passate almeno un paio d'ore. Però mi sono divertito. Era sulla Iberia. È la mappa Iberia. No, io non ci sono stato quando ho fatto l'ho. Perché tu sei poi, praticamente hai visto la seconda live in cui io ho trattato la DLC Bay. Qua fermati ai semafori che non siamo soli. Sì, ho visto qua. Quello qua quando passi appena superi il limite di velocità ti arriva anche la multa subito. No, io ce l'ho Barba Bianca, io adesso dopo questo voltare, mi fermo e vado a pranzare. E sì, penso più nel pomeriggio. Fine del viaggio. Di fare un altro viaggetto. Ma io mi devo andare a tagliare i capelli. Ok. Finito. Sei uscito già? Cosa? Dal gioco sei già uscito? No. Ce l'ho alle 3:30 l'appuntamento. Ti raggiungo, aspetta, però non riesco a vedere dove stai. Te forse hai sbagliato strada. Ci vediamo dal meccanico, no? Perché a me era un altro fornitore. Così facciamo i saluti. Mi senti? Sì, ti sento. Ah, vabbè, ti sto vedendo. Sei il puntino verde, vabbè. Gatto Picchio, sei arrivato. Buongiorno. Sei arrivato con un po' di ritardo. Abbiamo appena finito di consegnare la merce. Vabbè, perché c'è il camion. Non ho capito dove è andato. Dab. Sono qui. Ora. Ma guarda questo. C'è dal meccanico? Sì. Non ti conveniva prima lasciare il camion e poi salutavi? Lasciare il rimorchio. Ma infatti ho scaricato. Anche scaricato. Sì. Aspetta, sto venendo al Carrefour. Dove stai tu? Fatto anche. No, vabbè. Ah, ok. Eh,
Vai, fai una cosa, entra dal meccanico, poi salutiamo. Lascio a te l'onore di salutare gli amici in chat. Certo, giochi in casa. E sei tu l'ospite, quindi sei a te l'onore. No, perché siamo alla DAF. Ah, okay. Ecco. Mettiamoci qua che non c'è nessuno. Ok. Comunque il camion è più scuro, cioè il rimorchio è più scuro del camion. Dopo lo sistema. Non è olio spagnolo? Vero? Eh sì, vabbè, ma comunque sono sfumature. Il camion è più alto, il mio è molto più basso. È di qualche centimetro più alto. Anzi, mi sa che sono grosso modo alti uguali, perché. No, le ruote. Cioè il punto da terra è molto più alto. Ah. Ok. Guarda, vedi? Sì, molto. Manuel, vuoi fare un saluto? Chiudi tu la diretta, dai. Ciao rega, alla prossima live. Ragazzi, mi raccomando, seguite Manuel. Che trovate il suo commento nella chat. Bene, ragazzi. Ringrazio Manuel per la compagnia. Ringrazio tutti quanti voi per avermi seguito e vi ricordo che tutti i miei video saranno postati sul canale YouTube Dub Logistica. Grazie a tutti per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!